Ciao, sono Patrizio Pascuzzi, mi occupo di business online e sono un social media advertiser e oggi voglio parlarti di Amazon FBA. Amazon FBA, che cosa è, in che cosa consiste? Ho fatto un foglio dove te lo spiego nella maniera più semplice che ci sia. Ovviamente per fare Amazon FBA ti consiglio di acquistare un corso. Acquista un corso da una persona che realmente conosce il mondo di Amazon FBA. Se vuoi, contattami sui social, il link è in descrizione, e ti potrò dare delle dritte su quale corso ho acquistato io, o anche se vuoi avere una consulenza con me. Ok? Allora, tornando a noi. Amazon FBA è un sistema di vendita. Un sistema di vendita che ti può portare un enorme successo. Ma questo richiede veramente tanto lavoro, o almeno tanto lavoro iniziale. Una volta che sei partito con il tuo prodotto e l'hai messo in vendita su Amazon FBA e hai cominciato a vendere, tutto questo diventerà quasi una rendita automatica, perché puoi veramente automatizzare tutto. Ok? Come funziona Amazon FBA? Allora, questo sono io, siamo noi, ok? Sei tu. Questo è un oggetto, in questo caso ho messo un orologio semplice. Che cosa dobbiamo fare? Tu dovrai andare a fare la ricerca del prodotto. Per questa ricerca ci vuole uno studio approfondito. Non è che puoi scegliere un prodotto, cioè un prodotto, devi vedere la nicchia di mercato, devi capire quale prodotto vendere, perché venderlo, quanti competitors ci sono, se puoi entrare in quel mercato. C'è tanto lavoro, ok? Per questo ti dicevo di acquisire un corso. Una volta trovato il tuo oggetto, non fai altro che cercare la fabbrica in Cina o in Italia. Ovviamente ti parlo di fabbrica cinese, ti parlo di Alibaba, perché potrai constatare tu stesso che questo tipo di oggetto, questo orologio, se lo prendi in una fabbrica da un fabbricante cinese ti costerà 100 volte di meno da una fabbrica italiana, sempre se una fabbrica italiana ci sia, esista, ok? Ma questo vale per quasi tutti gli oggetti. Ovviamente se vuoi vendere delle borse in pelle italiana andrai a Firenze, ok? Però torniamo all'orologio. Contatterai, cercherai su Alibaba, che è una piattaforma dove ci sono tutti i fabbricanti cinesi o la maggior parte. Dopo che avrai trovato il tuo prodotto, trovato il tuo fabbricante, dovrai contrattare per il prezzo, ok? Ricordati, io quando ho preso il mio oggetto sono partito da 7 dollari. Chiedevano 7 dollari e già avevano scontato. Con 2-3 settimane di trattativa sono arrivato a acquistare il mio oggetto a 3 dollari, meno della metà, ok? Una volta fatto questo primo step, ti farai mandare un esempio del tuo oggetto. La fabbrica ti manderà un tuo oggetto come esempio, in modo che tu puoi visionare dal vivo l'oggetto, vedere se è di tuo gradimento, per poi dargli l'ok alla fabbricazione. Quindi, una volta verificato l'esempio, dai l'ok alla fabbrica e fai spedire tutto ad Amazon. Compri 200-300 orologi e li fai spedire direttamente ad Amazon. Vada bene, ovviamente ti consiglio, io personalmente, di prendere tra i 300 e i 500 prodotti, perché se il tuo oggetto poi comincia a vendere, la spedizione tra la Cina ed Amazon Italia, in questo caso se vendiamo in Italia, ha una tempistica di circa 2-3 mesi. Se tu, dopo che hai messo il tuo oggetto in vendita, riesci ad arrivare con delle campagne pubblicitarie, ma questo lo vedrai in un corso se lo farai mai, comunque dovrai pubblicizzare il tuo prodotto, farlo arrivare tra i primi 10 della prima pagina. Se finisci per fortuna e per sfortuna tutti gli oggetti e vai sold out, Amazon ti ributta all'ultima pagina. Quindi tutto quello che hai fatto per arrivare in prima pagina è buttato. Quindi ti conviene di prendere più di 300 unità, metterle lì in magazzino e così hai il tempo, la tempistica di riordinare il prodotto e mandarlo ad Amazon, in modo di non andare mai sold out e non buttare tutto il budget che hai speso per le sponsorizzazioni e arrivare tra i primi della prima pagina. Dopodiché, una volta arrivato il tuo oggetto ad Amazon, Amazon stesso si prenderà cura della vendita, della spedizione, dell'imballaggio e dei resi. Ovviamente Amazon si prenderà una percentuale sul venduto, ha tutte le sue percentuali,
Quindi è per questo che ti ripeto ancora di non fare tutto da autodidatta. O sì, potresti farlo, ma vai ad incombere in tantissime problematiche, che non è soltanto comprare un prodotto, inviarlo, venderlo. C'è tutta una strategia di marketing, c'è tutto un controllo della dogana, lo spedizioniere e soprattutto, passo indietro, se il tuo fabbricante, che ovviamente fino ad ora non avevi conosciuto, quindi non hai un rapporto di fiducia con lui, ti manda un esempio buono, quindi un buon orologio, e tu gli dai l'ok e lui lo invia direttamente ad Amazon, lui potrebbe benissimo inviare orologi farlocchi, così lui guadagna molto di più nel tuo acquisto, ma tu fai una finaccia perché Amazon dopo un tot di resi ti blocca la pagina, ti blocca il canale di vendita, ok? E perdi tutti i soldi, ci vogliono mesi per riprendere i prodotti, ma i prodotti sono prodottacci. Quindi, sempre facendo un passo indietro, io ti consiglio di, dopo una volta trovato l'accordo e visto il prodotto, l'esempio del prodotto, farti spedire tutti i prodotti a te, controlli, visioni tutti i prodotti e poi tu li manderai ad Amazon. Una volta instaurato, dopo 3-4 carichi col fabbricante, allora puoi instaurare un rapporto di fiducia e far spedire il tuo oggetto direttamente ad Amazon, ok? Se no c'è un altro sistema, puoi assumere una società che direttamente dalla Cina ti va a fare il quality check, il check di qualità al tuo prodotto direttamente dal fabbricante, la quality check ti darà esito positivo, allora da lì direttamente andrai a far spedire ad Amazon. Ovviamente tutte queste cose avranno un costo che andrà a influire sul tuo margine di guadagno, quindi devi fare bene i conti su tutto, devi conteggiare al minimo dettaglio. Di norma si guadagna 3, 4, 5 euro, 7 euro a prodotto, ok? Ma su Amazon i prodotti, una volta che ha preso piede, la vendita è veramente grande. Puoi arrivare a vendere 1000 prodotti al mese. Per 5 euro fai tu il calcolo, ok? Questo per un prodotto. Cioè, se fai 10 prodotti ci vuole tempo, fatica e budget. Ma realmente con Amazon FBA puoi avere tanto tanto successo economico. Ovviamente se parti con budget zero avrai tante difficoltà, anzi con budget zero non si può iniziare, perché devi comprare il corso, devi acquisire gli oggetti, l'oggetto meno costoso ti costa almeno 500-700 euro, quindi il budget ci vuole assolutamente. Una volta che il tuo prodotto è su Amazon e in vendita, tu gestirai la pubblicità, la campagna pubblicitaria. Puoi farla da solo, puoi farla con Amazon, ma soprattutto puoi affidarti a professionisti nel settore, persone che sanno fare campagne pubblicitarie professionali. Piccola marchetta, tipo io, ok? Alla fine, una volta sponsorizzato e il prodotto in vendita su Amazon, l'utente finale acquista il prodotto. Spero di essere stato chiaro, ovviamente non è soltanto questo, ma una piccola spiegazione semplice per come funziona il mondo di Amazon FBA. C'è tutto un lavoro gigantesco, ma come hai visto puoi automatizzare tutto quanto. Quindi una volta che hai il tuo prodotto, una volta che hai stabilito un buon rapporto con il tuo fornitore, non fai altro che fare una tua analisi di mercato, sai che vendi 300 unità al mese e puoi atomizzare Amazon con il tuo fornitore. Dirai al fornitore che una volta al mese manderà 300 unità ad Amazon e hai atomizzato il tuo business. Per poi passare ad altri prodotti. Più prodotti hai, ovviamente più guadagni. A meno che tu non abbia preso un prodotto di nicchia, sei stato fortunato, e puoi guadagnare veramente tanti soldi. C'è veramente tanto lavoro dietro e un minimo sbaglio ti può costare veramente caro. Quindi ti ripeto, è veramente, veramente un lavorone iniziale e rischi di, comunque sia, non andare così in profitto. Ovviamente se fai perfettamente e fai le cose fatte bene, hai un grande margine di guadagno, perché tu puoi pensare che magari con un oggetto puoi fare 2000 euro al mese. Se hai un budget e vuoi avviare un business su Amazon, te lo consiglio. Okay. Se hai un budget e non stai con il collo tirato, se quei soldi non sono gli unici che hai, puoi diventare un imprenditore venditore su Amazon FBA. Detto questo,
Se il video ti è piaciuto, lascia un bel like, condividilo e se è la prima volta che vedi un mio video, ti invito ad iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video.